Quadisti, ed eccoci che quadisti e monociclisti, ecco il magico Il Ferò con Segway Mini, spettacolare, e stiamo raggiungendo una concorrente aggressivissima e noi stiamo andando. Eccoci, abbiamo un antifurto del Duomo di Milano, che è qualche burundi che vuole rubare il Duomo, e noi stiamo andando belli e tranquilli, guarda che bellini, e tra poco, secondo i nostri calcoli, dovremo entrare, guarda che bello il Duomo, dovremo entrare in Brera, ed è spettacolare la nostra cavalcata alla nostra Milano Marathon. Guarda come stiamo andando bene, guardali, guardali, guardali. E ragazzi, comunque d'altronde c'è difficoltà anche nel... cara! Sentiamo il parere di coloro che sono partiti a piedi, come va, come va? No, è difficile malissimo, perché... Malissimo, vabbè, andiamo da Luini, adesso andiamo da Luini. Da Luini vediamo anche noi perché abbiamo una tendenza alla panza, vedi? Sì. Bene, allora com'è andata? Signori? Noi siamo solo due, no, quindi la facciamo tutta. Però la prima facciamo camminare. Ragazzi, io ho già tagliato. Ma avevo l'esigenza di un aperitivo verso mezzanotte. Noi dovevamo partire essere quattro, invece siamo solo due. Quindi la facciamo insieme tutta. Facciamo tutte 42. Camminando un po', corricchiando un po'. E fermati in Aluini, aperitivo verso mezzanotte. Ci servono le pause tattiche. E alle 18 Gran Premio, forza Kimi e forza Seba. Non può essere diverso. E beh, perdiamo. Ragazzi. E forza Ampi, soprattutto. Ciao. Alla vostra, grazie, buona domenica, ciao. Signori, avete visto comunque sulla Stramilano, attenzione. guarda questo barato, attenzione, ragazzi, ecco, riaffianchiamo la Sciura, ok, aggressivissima, per Diana Duri, e andiamo benissimo, passiamo solo Wairan, ribeccato quella da 43, non quella da 10. Vabbè, sinceramente siamo un po' indietro, quindi tutte quelle che possono essere le nostre definizioni di corso sono abbastanza relative. Salutiamo gli operatori del percorso. Ciao Carlo. Ma la pancia, va che è un casino, Anni di aperitivo. Ciao. E stiamo andando e ragazzi ribecchiamo queste due ragazze che vanno fortissimo, perché l'abbiamo già superato in Piazza Duomo, ma sono veramente una cosa impressionante, cioè prima di Piazza Duomo l'abbiamo superata, ma dove sono già arrivate? Smile ragazze, forza, la metro arriva a costoro, guarda ragazzi, continuiamo e ci stiamo facendo tutto questo viaggetto per Milano, guarda, ma proprio bellissimo, corsie preferenziali, gente che c'è, cioè, strade aperte, adesso prendo una buca nei cupi, ma comunque per il momento comodissimo ragazzi, buca a parte, però sono in recupero, vinco per Diana, vado, ciao boys, ragazzi, ci vuole esperienza, concentrazione, non è, cioè, mica facile. Eccoci, adesso siamo passati sul pavé e qua dobbiamo dire che preferiamo l'asfalto, però non è un pavé, è proprio un ciotolatone di quelli brutti, ma noi teniamo duro, evitiamo le buchine, che anche Milano ha le sue buchine, e andiamo, adesso io però baro, vado sul marciapiede, perché troppe buche. Rallentiamo, passiamo i binari, un binario fatto. Un altro binario fatto, salita marciapiede, via, opla, preciso, perfetto, spettacolare ragazzi, Milano, non ho mai visto Milano con un'assenza di burundi di questo tipo, cioè sembra che ci siano solo milanesi, uno spettacolo, oh, l'anima del milanese, oh, e stiamo andando, adesso ci stiamo avvicinando, credo, a quella che sarà la zona Brera, cioè sicuramente, bisogna vedere se il percorso, da quello che ho visto il percorso dovrebbe portarci direttamente in zona Brera,
e dovrebbe essere veramente una cosa carina. Vi facciamo vedere esattamente Milano in tutte le sue piccole azioni. Quindi abbiamo fatto il Duomo, abbiamo girato a destra e ci dovremmo rimettere nelle vicinanze di Piazza della Scala, se non erro. Adesso ci ributtiamo perché c'è un eccesso di pedoni sul marciapiede e giustamente potrebbero mandarci a delle richiamate ad andare leggermente forte. Poi c'è uno scarico e tante cose. Adesso ci buttiamo all'interno e andiamo, vediamo le autoambulanze, ragazzi, spettacolare il servizio d'ordine della maratona. Ogni 200 metri di autoambulanza, cioè andiamo veramente bene. Ed eccoci che siamo arrivati in quello che potrebbe essere definito castello, ragazzi, un macello. Sono in pieno recupero, stanno già spuntando, devo aumentare l'andatura. E vabbè, ragazzi, un vecchio. Andiamo. Ciao caro! Eccoci che ci salutano anche al tifo, forse più bello spaziale della folla per il nostro passaggio. Forza, quello che ce la fa bene, ragazzi, comunque. Oh, finito il gradinato, meno male. Hai visto che bello? Porca vacca! Ecco qua che chiediamo informazioni. Di qua? Vado! Recupero! Ragazzi, non ci fanno passare per Piazza Castello, no, inizia il gradinato un'altra volta. No, niente, teniamo duro! Eccoci in diretta, avete il nostro... dei colleghi che ci fotografano. Ragazzi, numeri uno, ci hanno penalizzato in partenza. E stiamo andando e lo stiamo raggiungendo. Comunque, come vi avevo promesso, siamo riusciti a riagguantare la coda dei podisti e noi inseguiamo senza la minima pietà. Abbiamo un po' sempre questo ciotolato, ci disturba. Salve! Ma va, le vibrazioni, è un disastro, porca la vacca! Ci vuole aver concentrazione! Passiamo, ragazzi, un'altra autoambulanza veramente spettacolare. Salve! Un servizio d'ordine incredibile, tutte le macchine ferme, le forze dell'ordine. Veramente una manifestazione spettacolare. Ed eccoci arrivati alla metro e finalmente da qua dovrebbe essere finito il ciotolatone, perché mi sembra che nella circondale del castello dall'altra parte il ciotolatone. Oh ragazzi, da Fero, da Segway Mini, da Milano Marathon, un salutone ed eccoci rimessi nella insula asfalto. Ciao a tutti da Madonna, ma come andiamo? Siamo andati da paura, ragazzi, altri 5 minuti lì. Ma che sorpassino! Ma cosa sorpassiamo? Guarda! Hopla! Sì, adesso dietro qua.
c'è l'arena qua sulla destra, il parco dell'arena, l'arco della pace più in fondo a destra. Comunque veramente spettacolare. Il nostro mini ci avvisa che stiamo passando abbondantemente 17 km/h e quindi ci rallenta un po'. Beh, comunque abbiamo ricominciato ragazzi, c'è un burrone a Milano, c'è spettacolare. Alfero, un salutone, ciao ciao!